Benvenuti! Oggi parleremo dei problemi di circolazione, come fare a trasformare una cattiva circolazione in buona circolazione. Quindi come risolvere tutte quelle problematiche legate alla pesantezza delle gambe, quindi gambe gonfie, soprattutto alla sera, alle varici, ai capillari rotti, alle vene varicose e ai rischi di incorrere in problemi più gravi come per esempio le flebiti. E anche alle emorroidi, perché anche le emorroidi sono delle piccole vene. Sono Elena, dottoressa in farmacia da quasi 20 anni e aiuto le persone a curarsi in modo consapevole, utilizzando la medicina naturale come ottimo supporto. Se hai problemi di circolazione, sicuramente conoscerai questi sintomi, quindi pesantezza alle gambe, soprattutto la sera, gonfiore a piedi e a caviglie, capillari rotti sulle gambe e sulle cosce, vene molto visibili con magari varici e vene varicose, emorroidi, perché anche le emorroidi sono delle piccole vene che si possono gonfiare e dare dei problemi, soprattutto se sei stitico, gambe affaticate, pesanti, doloranti, o magari sei soggetto a attacchi di flebiti, quindi problematiche ancora più gravi. Questi sintomi peggiorano col caldo, perché con il caldo c'è una vasodilatazione e quindi a livello periferico, quindi a livello degli arti inferiori soprattutto, c'è una vasodilatazione delle pareti delle vene e questo porta a una maggiore fatica, se sei predisposto a avere problemi circolatori, del sangue a risalire, perché il tono venoso non è quello che dovrebbe essere. Queste problematiche di cui ti ho parlato si aggravano soprattutto nel caso in cui tu debba lavorare a un lavoro o molto sedentario o che ti costringe a stare in piedi fermo senza camminare. E questo ti andrà a portare i sintomi di cui abbiamo parlato. Sicuramente esiste anche una predisposizione individuale a sviluppare una problematica di questo tipo. E questo risiede appunto anche nella genetica, quindi c'è una predisposizione familiare. Ma sicuramente esistono anche dei rimedi che ti possono aiutare a migliorare nettamente la situazione. Prima di tutto devi mettere in campo delle azioni comportamentali e di prevenzione che ti aiutino a non ritrovarti sempre con la stessa problematica ai primi caldi. Poi esistono anche degli integratori naturali che aiutano a rafforzare le pareti delle vene in modo da favorire il ritorno del sangue dal basso, quindi dalle caviglie, dai piedi, dalle gambe verso l'alto. Cominciamo a lavorare sullo stile di vita e quindi le azioni comportamentali da mettere in atto. Prima di tutto dobbiamo andare a vedere la base, che è sempre l'alimentazione, quindi mangiare dei cibi che vadano a migliorare la situazione e non dei cibi che vadano a peggiorarla. Quindi andremo a vedere quali sono i cibi da evitare e quali invece sono i cibi che ci possono aiutare. Seconda cosa è fare sport, almeno mezz'ora di sport tutti i giorni, perché l'azione della muscolatura aiuta anche la risalita del sangue. Per quanto riguarda lo sport, non tutti gli sport vanno bene. Per esempio, gli sport che mettono troppo sotto tensione le gambe non sono proattivi nella guarigione di questa problematica, anzi la possono peggiorare, come per esempio possono essere gli sport a contatto o gli sport con degli scatti bruschi, come può essere per esempio il tennis. Mentre ci sono altri sport che la favoriscono, come per esempio il nuoto, che fa anche un massaggio attraverso l'acqua, oppure la camminata. Quindi, soprattutto se hai un lavoro molto sedentario o che ti costringe a stare in piedi fermo per tanto tempo, come per esempio noi farmacisti, dietro il bancone, è molto importante introdurre questa attività durante la giornata. E magari mentre siamo in piedi o siamo seduti, possiamo fare dei piccoli esercizi ogni tanto coi polpacci in modo da favorire il lavoro muscolare e quindi anche la risalita del sangue. Gli alimenti che aiutano la circolazione e rafforzano le pareti delle vene sono quelli ricchi di vitamina C, come tutti gli agrumi per esempio, sono quelli tipo il cocomero, lo zenzero e la curcuma che hanno anche un effetto antinfiammatorio, i semi di zucca che prevengono anche i coaguli, come anche la curcuma d'altro canto, e l'aglio, che è molto annoverato per i problemi circolatori.
Gli alimenti che invece devono essere evitati o comunque dovresti ridurre l'assunzione sono il caffè, l'alcol, gli alimenti ricchi di grassi saturi, quindi anche la carne, e gli alimenti molto salati. Quello che io ti consiglio è sempre di abbinare il trattamento topico a quello sistemico. Cosa vuol dire? Abbinare un trattamento locale a un trattamento che arriva dall'interno, quindi assumendo degli integratori specifici. Questa sinergia migliorerà esponenzialmente il risultato finale. Per quanto riguarda le applicazioni topiche, si possono avere dei gel o delle creme a base di oli essenziali che sono molto attivi, perché è la parte della fitoterapia più attiva, perché molto lipofili e quindi riescono a attraversare la pelle e arrivare addirittura al torrente circolatorio. E qui esplicano la loro azione di rafforzamento del tono delle pareti venose e quindi migliorano la risalita del sangue. Gli oli essenziali più efficaci, che molto spesso sono anche combinati tra di loro all'interno delle formulazioni che sono in commercio, sono per esempio il cipresso, il coriandolo, l'eucalipto, il pepe nero, lo zenzero, il cumino, il wintergreen, la lavanda, il ginepro e il neroli. Il neroli deriva dall'arancio amaro. Inoltre, a livello topico, si possono anche utilizzare le calze graduate. Ovviamente d'estate non tutti le sopportano, per esempio io non le sopporto per niente e quindi invece di utilizzare delle calze graduate, comunque stando in piedi per lavoro tutto il giorno dietro il bancone pressoché ferma, utilizzo degli integratori per tutto il periodo estivo e molto spesso li abbino anche a delle creme o a degli oli, soprattutto la sera, perché magari arrivo a casa stanca con le gambe molto pesanti e molto spesso anche gonfie. Ricordatevi però che le calze graduate, soprattutto dopo gli interventi e per persone che magari soffrono di flebiti o problemi più gravi, sono molto importanti. Durante la prevenzione invece potete affidarvi appunto al metodo che io utilizzo, quindi trattamento topico con delle creme o dei gel che rinfrescano e hanno anche dei principi attivi che sono proattivi alla guarigione, insieme a degli integratori per bocca o anche delle tisane come quelle che mi sono fatta oggi. E infatti qua dentro c'è della centella, che è una delle piante che può essere utilizzata proprio per migliorare la circolazione. Altri integratori utili possono essere a base di ginkgo biloba, che agisce soprattutto sul microcircolo, mirtillo e anche vite rossa. Se soffri spesso o sei predisposto ad avere questa problematica, quello che io ti consiglio è di utilizzarli tutto l'anno a cicli, ma soprattutto non smetterli mai nel periodo estivo, quindi nel periodo del caldo. Dunque, se hai questa problematica, metti in atto subito questi consigli e io sono sempre disponibile a seguirti se hai bisogno di una mano. Se ti è piaciuto questo video e vuoi ricevere altri video come questo per migliorare la tua salute e per agire anche in prevenzione con la medicina naturale, iscriviti al mio canale e ricordati di attivare la campanella per ricevere le notifiche quando escono dei nuovi video. Ti saluto e ci vediamo nel prossimo video.